Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora stasera video di prodotti di idratazione o prodotto labbra, prodotto viso e prodotto corpo. Giù nell'info box vi lascio la lista completa, beh sono tre prodotti comunque, la lista completa dei tre prodotti che vi sto per recensire e partiamo subito. Il primo prodotto di cui voglio parlare è questo prodotto di Neve Cosmetics, si chiama Lippilin Decorative Lip Balm, dovrebbe essere Perfection and Protection with Rosa Moschetta Oil. Qualche altra info? Vegetariano e vegano. Prodotto cosmetico non mangiare. E la colorazione rose. Credo che si pronunci. Allora, il contenitore è da 3,5 ml ed è molto piccolino. Io all'inizio, quando l'ho aperto, pensavo fosse, tra virgolette, una mini taglia, quindi una confezione piccola. Aprendo il prodotto, che si presenta come un rossetto, l'ho svitato completamente. Ok, che io ho già iniziato a utilizzarlo, ma era praticamente così. Quindi ora Neve sta utilizzando per questi tipi di prodotti una confezione con meno plastica, con meno packaging, uno per risparmio ovviamente sulla plastica, due per risparmio anche sull'ingombro in generale. Voglio solo far vedere, così è aperto, non so se vado giù in fondo, quanto spazio ormai ho all'interno. Il balsamo era tagliato a rossetti, ho cercato di non perdere. Com'è morbido! Mi piaceva troppo la punta rossetto, quindi ho cercato di non perdere la forma e diciamo che ci sto riuscendo. È un balm con un leggero colorino, spero che si veda. Molto profumato, sulle labbra c'è un'altra passata. Regala leggermente questo luccichio e questo color carne molto bello, molto discreto, idrata veramente bene le labbra. Io lo utilizzo come balsamo in generale, quindi anche la sera prima di andare a dormire, scendo il cane, vado in palestra, qualsiasi cosa. E ovviamente quando sono fuori casa mi aiuta ad avere dare un aspetto molto più curato alle mie labbra. In casa mi sento sistemata e carina. Mi è capitato di fare delle foto per la palestra durante la partita, quindi ero atta a giocare. Sapendo che c'era il fotografo, ho messo giusto un po' di mascara e ho messo questo balm sulle labbra. E dalle foto, si vede che ho delle labbra non naturali, ma molto belle, non labbra struccate, però fin fine non avevo nulla e le foto sono venute molto bene, che poi mettendo un po' di mascara che infatizzano un po' gli occhi, con le labbra così è perfetto. Mi sta piacendo molto, sento le labbra veramente idratate quando lo utilizzo e non me le va a seccare. Anche sopra la scatolina c'è la rosellina, è molto carina. Sono stata molto contenta che l'anno scorso mia cognata, nel periodo di Natale, mi aveva regalato questo balm. Secondo prodotto di cui voglio parlare è la mia crema che sto utilizzando in questo periodo per il corpo ed è la Neoveda Family, crema fluida corpo, ecobiologica, nutriente e rinfrescante all'olio di argan e estratti di fiore d'arancio. Certificato ICEA. È una confezione da 250 ml. Regala al tuo corpo la naturale morbidezza con la crema fluido corpo ecobiologica. La sua formula, arricchita con olio di argan e fiori d'arancio, protegge e idrata la pelle, lasciandola morbida, piacevolmente profumata. Non contiene petrolati, siliconi, coloranti e siliconi. La confezione ha questo erogatore push. Questa è la crema. È fluida,
Fluida, ma non tantissimo. Io la considero più una crema spumosa. Non è certamente super liquida, ma veramente molto spumosa. Ora ne ho messo una squintalata. Vado a passare anche sull'altra mano, quando mi vado a fare la doccia e comunque vado a ricremare. È una crema dolce, fresca, si assorbe velocemente. E lascia sulla pelle questo leggerissimo profumo di fiorellini, credo che siano proprio fiori d'arancio, perché è molto delicata, sa tanto di primavera e mi piace molto. La utilizzo anche, per esempio, sulle parti tipo i piedi o in questo caso anche sulle mani, tipo quando l'ho portata in vacanza per 2 o 3 giorni, ho portato solo lei, quindi l'ho utilizzata sia per idratare il corpo, sia per idratarmi le mani, ed è andata benissimo. Mi piace tanto, profuma tantissimo. Mi sto soltanto fasciando la testa pensando al futuro. Ora vi faccio vedere. Svitando, ovviamente, ma l'avevo già intuito quando l'ho acquistata. La crema è compatta all'interno, quindi quando alla fin fine non tirerà su niente, secondo me sprecherò un bel po' di prodotto, non voglio dire 50 ml, ma almeno 40 ml di prodotto rimasto che rimarrà qui in fondo e tutto sulle pareti. Perché questa è difficile da tagliare, potrei metterla un po' a testa in giù, recuperare qualche ml, ma non più di tanto. Ultimo prodotto per questo video è la mia crema per il viso. È la crema della linea Fiore di Magnolia, comprato all'Eurospin. Crema viso lifting, effetto lifting 50 ml, ovviamente SPF 15, che è bassissimo, però per l'inverno va bene, con acido ialuronico, acido folico, acido glicolico e collagene per attenuare i primi segni del tempo. Allora, la crema viso lifting agisce stimolando naturalmente il processo di rinnovamento cellulare che rallenta fisiologicamente con l'avanzare degli anni. Ricca di acido ialuronico e collagene, estende i tratti prevenendo la formazione di rughe e increspature e riduce la visibilità delle rughe esistenti. Viso più disteso, ovale più definito. Applicare sul viso dopo un'accurata pulizia, vabbè, consigliano ovviamente il latte e il tonico. Tenere lontano dalla portata dei bambini, età consigliato dai 30 ai 45 anni. Qualche altra info. Il modo più efficace per mantenere la pelle giovane e sana è prevenire la formazione di rughe e la perdita di elasticità, stimolando efficacemente il turnover delle cellule. Gli acidi della frutta e l'acido folico favoriscono il naturale processo di esfoliazione dei primi strati cutanei, stimolandone il rinnovamento. I peptidi miorilassanti riducono la visibilità delle rughe d'espressione. Il collagene e l'elastina migliorano l'idratazione e il tono cutaneo. Che qua sotto c'è l'inci. La convenzione di questo bel viola mi piace molto. Allora, il pack è questo, in vetro con tappino in plastica che prende tutte bene tutte le ombrine. Peccato perché così la confezione mi piace tantissimo. Allora, all'inizio pensavo che fosse viola, così come quando ho consigliato quella per pelli molto mature a mia madre. Quindi dai, se questo è fino ai 45, l'altra è dai 40 a salire fino ai 70. Comunque, quella versione è in nero, quindi all'inizio, come mia madre lo avevamo pensato che fosse o viola questo o nera l'altra. Invece no, purtroppo direi perché è completamente bianca all'interno. Ha un buonissimo profumo ed è, come descrivervela, una crema gelosa. Non è né compattissima, ma neanche super gelosa. Mi sta piacendo molto con il freddo che è arrivato finalmente, direi, perché ormai l'inverno è arrivato. La sento leggermente poco ricca, nel senso che avrei preferirei per questo periodo più freddo una crema molto più piccante,
piena, anche perché no, esco di casa, mi prendo un bel ventaccio a casa, torno a casa, vorrei mettermi qualcosa che mi ridrati tutta la zona. Purtroppo questa non lo fa, però di contro, avendo tutte quelle belle proprietà di cui leggevamo prima, vedo la differenza. È la seconda confezione consecutiva di crema a collagene che sto utilizzando, che è quella che utilizzavo prima per il collagene, e queste rughette, anche dopo un'intera giornata, non escono prepotentemente. Neanche le rughette qui sulla fronte fuoriescono in modo super visibile, anche a fine giornata. Quindi mi sta piacendo molto. All'interno c'è anche un foglietto illustrativo, suppongo che faccia vedere tutta la linea. Vediamo. Sì. Di questa linea, cioè questa qua per pelli antiagi che ho fatto prendere a mia madre, le sta piacendo. Questa è quella che sto utilizzando io, la lifting. Poi c'è quella idratazione attiva, quindi per una pelle più giovane che ha bisogno solo di idratazione. Questa è quella nutriente. Poi c'è il latte, c'è il bifasico, c'è l'olio emoliente e levigante, buono a sapersi. Poi della linea della Magnolia c'è anche la crema corpo, due tipi di crema corpo, una idratante e rinfrescante, l'altra nutriente e elasticizzante. Poi c'è un trattamento rassodante, un talasso scrub, questo lo vorrei provare. Poi c'è il burro corpo, poi varie creme, crema mani e corpo in confezioni pot, diciamo. Uno alle proteine della seta, l'altra all'olio di argan, poi una crema mano intensiva alla glicerina e vitamina E, e poi una crema mani a rapido assorbimento. Dei fiori di Magnolia esiste anche una linea bio e io ho provato, se non erro, una crema viso e forse contorno occhi, ma non ricordo. Sicuro anche il detergente. Dei fiori di Magnolia i prodotti sono veramente ottimi, mi piacciono molto e non mi deludono mai. Ogni volta che ne ho scelto uno mi ha sempre piacevolmente sorpreso. Ok, spero che queste recensioni ti siano state utili. Se ti sono state utili, ovviamente ti invito a mettere un pollice in su. Se non vuoi perderti i miei prossimi video, c'è il tastino dell'iscrizione qui nell'ultima schermata, almeno in due punti, e giù nell'info box. Quindi ti invito a cliccarci per poterti iscrivere. Io nel frattempo ti ringrazio per avermi aperta, ti aspetto nel prossimo video e ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!